Le note e dalle parole di Lino Di Mameli cambiamo decisamente argomento. Un passato e un presente importanti giustificano ambiziosi programmi per il futuro. Così la neurochirurgia di Verona si appresta ad affrontare nuove frontiere della medicina assistita da computer robotizzati e tecnologie avveniristiche. Virginia Vinco. Il centro neurochirurgico di Verona costituisce una realtà di assoluto rilievo nel panorama sanitario nazionale, con riscontri di eccellenza a livello anche internazionale. Ecco che le sfide, le nuove frontiere da oltrepassare sono da stimolo per la ricerca di nuove metodologie di cura che prevedano sempre un minor rischio operatorio. Negli cosiddetti framework project FP7, che sono, la gente in genere non li conosce molto, sono i più grandi progetti scientifici che vengono messi in campo medico internazionalmente nel mondo. Quando nel 2007 la Comunità Europea ha fatto varare il Framework Project 7, ha avvertito tutti che era la più grossa spesa per ricerca medica mai affrontata nella storia dell'umanità da uno Stato, da singoli Stati o da consorzi di Stati. La Comunità Europea metteva a disposizione 180 miliardi di euro nel corso di 10 anni. Per andare avanti bisogna talvolta fare un passo indietro, meglio guardare da dove veniamo, ritornare alla natura. È il principio della microingegneria che, ispirandosi alle amebe, duplica il loro comportamento in campo medico, realizzando microstrutture elettroniche dotate di neuroparticelle in grado di curare lesioni cerebrali andando dritte al problema, ma bypassando le strutture sane del nostro cervello. L'ispirazione principale che noi abbiamo avuto è quella di copiare dalla natura le idee più intelligenti e riuscire ad applicarle in ambito anatomico. Uno dei prototipi che noi stiamo sviluppando in collaborazione con l'Università Israeliana è un microrobot grande 1 mm per 4 mm, il quale dovrebbe contenere all'interno delle nanoparticelle che dovrebbero essere in grado di curare lesioni cerebrali. La capacità di portare micro raggi laser o micro farmaci o quantità minime di farmaci in zone impensabili al cervello è una rivoluzione dal punto di vista neurochirurgico. Queste microtecnologie riescono a contenere il rischio di intervento praticamente di un fattore illimitato. Il nostro cervello come una grande rete autostradale, un cambiamento di approccio epocale che, non seguendo traiettorie lineari, arriva comunque e in maniera ancora più dettagliata alla soluzione del problema, sia esso tumore, angioma o nevralgia. Il centro neurochirurgico di Verona costituisce una realtà di assoluto rilievo nel panorama sanitario nazionale, con riscontri di eccellenza a livello internazionale. L'organizzazione funzionale si articola in unità operative, ciascuna specializzata in diagnosi e cura delle principali patologie chirurgiche del sistema nervoso centrale, con tecnologie innovative. In ambito strettamente chirurgico sono da evidenziare il settore neuro-oncologico, la neurotraumatologia, la neurochirurgia vascolare, la neurochirurgia spinale, pediatrica, stereotassica o radiochirurgica. Dottor Gerosa, il reparto di neurochirurgia veronese è una grande eccellenza, vanto per l'Italia intera. Sì, direi che non è abusato dire una volta tanto questa parola così frequente nella letteratura medica. È un reparto di eccellenza e bastano anche pochi numeri dell'attività che è stata percorsa in questi anni dalla sua fondazione, con il professor Dalleore, poi il professor Bricolo, il professor Dapian, il professor Benati, eccetera, fino ai nostri giorni, per vedere come in questo mezzo secolo di attività i numeri parlino a favore di questo. Non solo si è fatta buona qualità e quantità di ricoveri, ma si è fatto anche una sanità che non ha creato delle voragini di passivo, dei buchi neri economici in economia sanitaria, ma che ha fatto addirittura degli attivi in tutti i sensi. E qui vedete riassunti su questa schermata i ricoveri annuali, che sono oltre i 4.000 l'anno adesso, con un drenaggio extraregionale che è un indice di Medicare molto importante, che supera sempre il 50%. Se noi raffrontiamo questi indici ai valori medi regionali, ai valori medi dell'azienda ospedaliera di Verona, e cioè a parametri già molto elevati per l'Italia, o ai valori delle chirurgie generali, delle medicine interne, per non dire poi ai valori di altri ospedali italiani, la neurochirurgia si attesta sempre in posizioni di
assoluta qualità ed eccellenza. Concentriamoci sulla neurochirurgia stereotassica. L'unità ha seguito in circa 18 anni di attività quasi 8.500 interventi. Attualmente con 600 interventi l'anno costituisce il più attivo centro italiano specializzato in questo settore e il quinto in Europa. Per neurochirurgia stereotassica si intende una disciplina chirurgica che si interessa appunto della chirurgia del sistema nervoso utilizzando dei localizzatori spaziali. Dalla parola stessa, stereotassi vuol dire localizzazione spaziale, si fissano alla testa del paziente, o meglio si fissavano finora dei caschi stereotassici, che sono caschi di leghe di metallo molto leggere, che portano dei segnali che poi qualunque macchina radiologica, TAC, risonanza, angiografia, può leggere, e la macchina può localizzare una lesione all'interno della testa rapportandola dove si trovano i segnali del casco stereotassico. Quali patologie andate a studiare? Ecco, le patologie che studiamo e soprattutto che tentiamo di operare, di trattare con la stereotassi, come dicevo, sono accumulate tutte da un punto comune, che è quello di avere un bersaglio di patologia molto piccolo, molto contenuto, molto ben visibile, che abbia dei limiti netti e che sia risolvibile con qualche arma chimica, fisica o meccanica. E le patologie che rispondono a queste caratteristiche sono rappresentate soprattutto dalle neoplasie, dai tumori cerebrali, e non tutti questi, ma una grossa fetta di tumori cerebrali suscettibile di studio e di trattamento con metodiche stereotassiche, in primis per numero, per frequenza, per importanza le metastasi endocraniche, e poi via via i meningiomi, i neurinomi sono tutti curabili in questa maniera. Ci sono poi patologie un po' più rare ma molto importanti, gli angiomi endocranici, malformazioni arterovenose, che possono essere guariti con radiochirurgia stereotassica. Ci sono poi patologie ancora più rare, quella cosiddetta neurochirurgia funzionale stereotassica, oggi si occupa delle nevralgie, come la nevralgia trigeminale, del morbo di Parkinson, con l'inserimento dei cosiddetti deep brain stimulators, degli elettrocateteri che vanno nei nuclei profondi dell'encefalo a stimolarli o a paralizzarli a seconda del tipo di disturbo che c'è, e via via è un ampio ventaglio di patologie che viene affrontato con un ampio ventaglio di mezzi che si servono della tecnica stereotassica per entrare in funzione, appunto radiazioni, appunto luci laser, appunto trattamenti biochimici oppure sonde elettromagnetiche eccetera. Qui abbiamo un paziente che ha una cluster headache, la cefalea a grappolo, che tutti i profani pensano sia una banale cefalea o una grave cefalea e basta. È in realtà una malattia del ganglio trigeminale, per cui il nervo è malato e non solo lo emette con scariche dolorose, questo suo segnale di malattia, ma nutre male la cute dell'orbita, della guancia del paziente, che a poco fa una vera piaga ulcerata. Questi pazienti non possono non commuovere il medico che li vede, perché oltre ad avere dolori lancinanti perdono i pezzi di carne dalla testa come se avessero quelle malattie bibliche di una volta. Una volta trattati con l'elettrostimolazione di profondità per un congruo periodo di tempo, i colleghi di Milano del BEST hanno dimostrato con un lavoro superbo che il paziente può arrivare a questo risultato a 8 mesi dall'inizio dei trattamenti. Quindi diciamo che qui si vede veramente cosa vuol dire un fatto concreto nella terapia di umano. C'è una vera e propria scienza che, come dicevo, è nata in Canada, nell'Università di Western Ontario, che è la ATMI Warping, che parte dal principio di prendere diversi aspetti di risonanze svolte in condizioni diverse, di sovrapporre queste risonanze, di sovrapporre e soccorre una risonanza meramente anatomica, una risonanza funzionale, una spettrorisonanza, e ricavare così tutti i dati possibili di anatomia e di funzionamento dell'encefalo. Quando questi dati sono disponibili, allora si può sommare e integrare i dati anatomici e radiologici con i dati elettrofisiologici rilevati oggi dai cateteri di cui parlavamo prima, un domani da sonde magnetiche poste intorno al cranio senza più bisogno di essere invasivi e cruenti. E sommando questo tratto di fisiologia, di elettrofisiologia cerebrale con il dato anatomico, il risultato è notevole. Si possono localizzare e mappare, come vedete anatomicamente, nuclei minuscoli del cervello in profondità, in verde vedete dei nuclei sensitivi del talamo, in rosso i nuclei motori, che vengono identificati da queste microsonde, e poi si può magnificare, ingigantire l'immagine e vedere se il paziente sta perdendo
qualche giacimento nucleare che muoveva una mano, un braccio, perché li abbiamo mappati e sappiamo dove si trovano. Ecco che le sfide, le nuove frontiere da oltrepassare sono da stimolo per la ricerca di nuove metodologie di cura che prevedano sempre un minor rischio operatorio. Sono attive diverse linee di ricerca innovativa legate anche a network internazionali. L'azienda ci ha generosamente concesso l'uso di una gran parte della cardiochirurgia recentemente dismessa. Avremo due sale operatorie dove operare con questi robot. Avremo una serie di strutture murarie, edilizie, con studi, centri computer, eccetera, dove potremo fare, diciamo, per un anno o due un periodo di collaudo, di prova, con, lavorando su tessuto cerebrale equivalente, artificiale, su animali, eccetera. E poi ci proponiamo di fare certi interventi nel cervello umano una volta ottenuti tutte le autorizzazioni necessarie. Per andare avanti bisogna fare talvolta un passo indietro, o meglio guardare da dove veniamo, ritornare alla natura. È il principio della microingegneria che, ispirandosi alle amebe, duplica il loro comportamento in campo medico, realizzando microstrutture elettroniche dotate di neuroparticelle in grado di curare lesioni cerebrali andando dritte al problema, ma bypassando le strutture sane del nostro cervello che si incontrano in sede di operazione. Questo si traduce in minor rischio e in maggiore garanzia di successo delle operazioni. Ed ecco che la tecnologia israeliana viene in soccorso all'eccellenza italiana. In collaborazione con il professor Cerosa, uno dei progetti più spinti che noi cerchiamo di portare avanti è ovviamente quello che riguarda la microtecnologia o la nanotecnologia applicata alle neuroscienze. L'ispirazione principale che noi abbiamo avuto è quella di copiare dalla natura le idee più intelligenti e riuscire ad applicarle in ambito anatomico. Come voi vedete, uno dei prototipi che noi stiamo sviluppando in collaborazione con l'Università Israeliana è un microrobot grande 1 mm per 4 mm, il quale dovrebbe contenere all'interno delle nanoparticelle che dovrebbero essere in grado di curare lesioni cerebrali. L'idea base di questo robot è il principio per il quale si muovono le amebe. Le amebe sono microorganismi dotati di corpo ciliare, il quale tramite dei movimenti molto semplici riesce a spingersi all'interno di un liquido. Noi siamo riusciti a duplicare, tramite collaborazione con delle prestigiose università israeliane, a duplicare questo tipo di comportamento creando microstrutture elettroniche dotate di microcorpi ciliari, i quali sono in grado di muoversi all'interno di liquidi o di parenchima cerebrale. Ovviamente, avendo miniaturizzato tutto, riusciamo a contenere o ridurre i rischi cerebrali praticamente a zero, che è questo l'obiettivo più importante di un intervento neurochirurgico. La capacità di portare micro raggi laser o micro farmaci o quantità minime di farmaci in zone impensabili al cervello è una rivoluzione dal punto di vista neurochirurgico. Si basa essenzialmente sulla capacità di valutare e di contenere quello che è un possibile danno sul paziente. Queste microtecnologie riescono a contenere il rischio di intervento praticamente di un fattore illimitato. Il nostro cervello come una grande rete autostradale, un cambiamento di approccio epocale che, pur non seguendo traiettorie lineari, arriva comunque in maniera ancora più dettagliata alla soluzione del problema, se esso tumore, angioma o nevralgia.